Buon Halloween faccia, carissimo! Tu non streami fino a stasera, vero? Ma sei a lavoro o sei a casa? Ciao, picchio! Ah, cazzo, se no ti dicevo di passare a darmi qualche consiglio in Discordo. Oh, bello lì, picchio. Bene, 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 mi fa piacere. Ah, interessante. Molto interessante. Molto, molto interessante. Allora, io direi, ragazzuoli, che si può anche iniziare. Perché non mi ha cambiato scena? Ah, perché sono... Vabbè. Come va, ragazzuoli? Come va in questo Halloween del 2023? Era molto più da Halloween ieri qua da me, devo essere onesto. Pioggia, cupo. Oggi invece così molto soleggiato. Ma no, non mi dà la sensazione di Halloween.
è molto interessante, non ho né pozze né proiettili. Benissimo. Sfida. Devo andare a recuperare. E chi non mi ricordo dove. Con anche il tizio da là sopra che mi spara. Cioè, una figata proprio. Merda, mi ero distratto un attimo. Signori cari, state un attimo sereni, per piacere. Dai, venghi anche lei. Almeno una fiala. C'è qual'altro? Buongiorno, buongiorno. Lei perché è già uscito? Cioè, se ne poteva stare tranquillo. Nel suo antro, però, vabbè, ha preferito uscire. E a me va bene così. Lui che scappa. E perché scappa. Perché tu mi hai colpito? Non lo so. Ok.
Cotto! Ciao carissimo! Qua c'è qualcosa da recuperare. Va bene. Quando farai il prossimo sogno, che continuo a morire in sto posto. Adesso devo tornare lì a recuperare gli echi per poi. Ciao, buon Halloween! Per un'amica collega di lavoro. È interessante, interessante. Ma deve solo per giocare o vuole anche streamare la tua collega, Koto? No, che ti fai male se cappotti. Tenta. Gemma del sangue della tempra. Lei streama e non ce la presenti. Ok. Ci sta, ci sta. Ma è giusto così, Annina, è giusto così. Te lo sai che appena inizi a streamare cose da cucina io vengo a vederti sempre, vero? Vabbè, dai, picchio, manca poco ormai. Devi avere pazienza. Ma no, stai su. Grande picchio, grande picchio. No, no, no.
Furia Nino! Ben giunto anche tu, ben giunti a tutti, buon Halloween! Ciao Oki, buon Halloween anche a te! Reddino! Pure tu, ben giunto, buon Halloween. Micio! Tonastro, ben giunto, un po' che non ti vedevo, come va, carissimo? Ragazzuoli belli, aspettate che non c'ho niuno, vabbè che tanto ci conosciamo tutti, ragazzuoli. Volete gli SO? Minchia, Urien. Urienino. Mate! Giuro che vengo a prenderti, ti faccio rimpiangere di essere nato. Eh sì, va bene. Vabbè, Tonastro, dai, ci sta, ci sta. E Devo botta. pensare che tu ancora sogni. Quando farai il prossimo sogno, rifletti bene. È la mia prima run. Perché? Ma ciao anche Brex! Minchia, quanta gente oggi! Grande ragazzi! Perché Tonastro? Ha 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 ha.
dietro. C'ero venuto? Sì, c'ero venuto. Vabbè, sono un pirla. Lo ammetto. Dai che sennò quello là poi si incazza e spara. Su, venite. No! Non era propriamente ciò che volevo fare. Perché sei già girato? Perché sei già girato? Eh? Perché? Pensare che tu ancora sogni? Beh, quando farai il prossimo sogno, rifletti bene. Allora, mi servono i proiettili. Perché mi servono i proiettili? Quello è sicuro. Senza proiettili e senza pozze faccio poco. Non che possiamo provare così. Lo so, le ho finite ieri sempre in sto cazzo il punto. Ma secondo me, boh, così almeno da prima impressione, la SOP mi sembra abbastanza più facile. Grazie Nina. Buon lavoro, cose, fatti, persone.
soprattutto l'ultimo boss. Ok. Sì, secondo me Urien è piuttosto questo. Grande come una casa. Ora, io come cazzo ci torno? Vai tranquillo, Tonastro, vai tranquillo. Ma uno che mi dia una fialetta? No, eh. Brutte le fiale, cattive. Turino. Ma ciao. Tutto a posto? Ma sì, dai. Forse Sicuro? dico più. Sì, perché? Non so, ti vedevo un po' cupo, ho detto che gli è successo.
Ma chi è? No, cioè, troppe botte. Vediamo un po' qui cosa. Ti sta mettendo alla prova sto gioco, mi sa, allora, eh? Oddio, beh, ci sta, ci sta. Non siamo da fondere. Ah, posso mettergliene giù, posso mettergliene. Quindi adesso sono giusto? Mm-hmm. Giusto, giusto, benissimo. Ok, adesso è diventata più fortina la mia. Ok. No, no, comunque sì, tutto bene, tranquillo. Ok, ok. No, okay. La macchina poi sistemato? Tutto a posto. No, ottimo. Sì, sì, era una cosa che una delle cose che mi premeva di più. Perfetto. Riesco anche a fare un livellino? No, mi mancherà qualcosa. Bentornato. Di sicuro. Che molto bene, lasciami. Esatto. Però magari vediamo. Esatto, benissimo. Vabbè, ma è una presa per. Io sono indeciso se andarmi a vedere un bel filmetto. Ah. Bentornato. Cosa? Un bel horror per oggi. Tipo? Non lo so. Sicuramente non lo so. Me lo trovo qualcosa di nuovo. Ma la vedo difficile. Potrei girare per ore io in cerca di cose nuove. Esatto, esatto. E poi magari quando trovi qualcosa di nuovo ti fa anche schifo. Che cosa sarebbe il danno oltre alla beffa? Già, quello è il problema. Ho 2 ore, mi guardo un film, ok. Cosa? Non lo so, aspetta che cerco. 2 ore dopo trovi il film e ti fa anche cagare. Che culo. Ok, adesso sono un uomo nuovo. Farò più danni, farò meno danni, morirò più di prima, meno di prima, come prima. Chi mi scrisse cosa? Una mail? Non lo so. Non sembra tanto pubblicità e quindi... farò finta di non averla vista. Giusto? Okay. Non aprite quella porta. Vabbè, ma quello è un classico, picchio. Aspetta, però mica hanno fatto un remake di quello. Ora che ci penso. Sì, sì. No, remake non mi è piaciuto pure quello. Sì? Sì, sì. Non saprei, non lo so, sto spucciando, ma... saprei proprio che vedere. Cioè. Ma ste, certo. It mi è piaciuto il remake, devo essere onesto. Non ho visto il secondo. Ho visto il primo della remake, ma non il secondo. Ma è uscito il secondo? Da mo, sì, sì. Verso l'uscita del secondo. Quello mi manca, il primo l'avevo visto. Ti devo dire, non mi ha fatto impazzire, preferisco ancora il primo, Sì. Sì. Me lo so visto, perché... non lo so, non...
Non l'ho visto, dovrei recuperarlo. Anzi, poi me lo devo segnare, vedrò di ottenere. Perso, guarda roba, 6. Cacchio, sto cominciando a perdere i numeri. Non riesco a capire che arma è quella che hai. È una specie di mannaia. Si apre, tipo, sembra tipo il rasoio. Sì. Rasoio da barba, sì. Qua la chiamano la mannaia, esatto, mannaia dentata, vedi? Così è in forma chiusa, così è in forma aperta. Mannaia la mannaia. Esatto. Molto interessante provare a riprodurla realmente. Sicuramente qualcuno ce l'ha anche già provato, pensato e fatto. Ok, non era di qua, perché prima io voglio andare a picchiare quello di sopra e devo riuscire a picchiarlo, cioè sennò non sono contento. Oggi probabilmente passerò il giorno a cercare di picchiare lui. Tirerò giù un porcone nel momento in cui ci riesco, dalla felicità. Oh. Che tu ancora sogni. Ale. Beh, quando farai il prossimo sogno? Fly, io rido. Ecco perché io non gioco a questa tipologia. Che ce la posso fare? L'espressione di Shura dice tutto, ragazzi. Non deve dire nulla. Non, no, deve neanche aprire bocca. No, decisamente. Ciao, insomma, ragazzi. Ed ecco perché mi piace guardarli e non giocarli. Posso ridere, felice io. Mannaggia. Mi sono innervosito talmente tanto che sto sudando. Ma no, dai. È il bello anche di... È il bello di queste giochi, dai. Ma su. Assolutamente sì, assolutamente sì, però... È un fatti apposta. Una si casca un po' qui. Vaffanculo, Urien. Ok. Ah, Dio. Vedi, questo è il mio modo per rilassarmi dopo aver fatto un qualcosa che mi fa innervosire molto. Mi faccio la mia bella sigaretta con calma, rollata bene. Ok, si rimette via tutto. Si accende.
poi si ricomincia come se non fosse successo niente, ho appena iniziato. Ma sì. Dai, vieni. E sono un deficiente. Allora, ragazzuoli, tra le altre cose, domani, perché dovrò riprendermi da stanotte, perché stanotte a mezzanotte c'è Fasmofobia colpaccia. No, aspetta, oggi posso non finirlo. Domani iniziamo a organizzare la serata Just Chatting che si voleva fare. Che spero sarete, verrete numerosi a vederla, a seguirla, a partecipare. Devo pensare che tu ancora sogni. Beh, quando farai il prossimo sogno?
rifletti bene. Cazzo, non ho il tempismo. Non ho il tempismo del... dei proiettili, adesso li ho anche finiti tra le altre cose, vaffanculo. Dai, dove siete tutti? Su. Che ovviamente arriverò sul sarà già esaurito l'effetto, però pensare che tu ancora sogni? Beh, quando farai il prossimo sogno, rifletti bene. Io, ma che bella pistola che c'è in mano lui, perché io non posso avere una pistola del genere? Perché, infatti? O meglio, perché io non posso avere il Gatling che usa lui, tenuto a mano così tranquillo, come se fosse un proiettile infiniti? Capire se il Perry ha qualche senso farlo o no. Io proprio.
Dovresti fare dei test. Sembra che non serva una venamata minchia più che... Cioè, o è lo scudo che è troppo... O sono io che sono completamente fuori tempo, non lo so. Ha senso? Però è molto più veloce con la pistola, cazzo. Stacco Sciurino, caso ci vediamo più tardi. Ciao caro. Grazie di essere passato per un giro. Devo pensare che tu ancora sogni. Ha senso per fare l'attacco pesante. Il prossimo sogno. Solo con la pistola, con lo scudo non serve a niente. Perché li aveva lui? Cioè, va bene, ma perché? Dai. Pronto!
Avanti, signore e signori, circo aperto. Un po' eccessivo, io te lo dico, sia un po' eccessivo. E da dove cazzo sbuchi te? Ma hanno fregato. Ma hanno decisamente, decisamente fregato. Vabbè, però io arrivo lì, arrivo a 10.000 echi, posso tornare. E quello là sopra mi devo livellare un po' per farlo. Perché attualmente è un pelo troppo forte. Venghi, venghi signore, venghi signore. Buongiorno. Quell'altro. Salve, buon uomo. Di qua ho già guardato. Ah, ma guarda qui chi c'è. Salve, buon uomo. Venghi. Tutti echi in più. Tutti echi. Salve. Venghi, venghi. Buongiorno. Buongiorno. Facciamo arrivare quello lì che è molto più fretta, lo vedo che è un cliente impaziente di... anche stronzo. Salve, salve, tutto bene?
Ok. E fino a qua va tutto bene. E vabbè. Che cazzo. Lei. Venghisca, venghisca, salve. La fiala? No, eh? Sarebbe stato bello invece. E gentile da parte sua. Che ci siamo, spacchiamo tutto via. Che non si sa mai. Magari qualche cosa dentro sotto. Allora. Cerchiamo di capire. Perché vi moltiplicate come topi?
ancora. Ma quanti cazzo siete? Allora, mi dispiace che ha messo in quel così, ma perché è così grande? E perché non sono così convinto che deve dispiacermi? Bentornato! Ok, quello... Non capì. Vediamo di capirci un attimo. No, devo dire che mi sta prendendo tantissimo sto gioco. E lo, in realtà, allora, avevo iniziato, non ero arrivato a questo punto, mi ero fermato praticamente all'inizio, qualche anno fa, quando lo avevano regalato con il PS Plus. E onestamente adesso a rigiocarlo dico, perché mi sono fermato e non sono andato avanti? Perché ha messo qua? Non mi... Proseguimmo. Sarà di qua, sarà di là. No, stia sereno, non volevo fare questo io. Allora, di lì posso salire, posso andare di qua. Essere onesto, sti piccioni li odio. Scusi, lei è morto in una posizione non troppo consona, eh? Cioè io glielo dico.
lo sappia. Insomma, un minimo di contegno anche quando si muore sarebbe meglio, eh. Allora, quello ti dico appena lo finisco. Perché devo dire che Elden Ring mi è piaciuto tanto. Mi è piaciuto tanto soprattutto perché c'è la questione dell'open world che in un Soul mancava. E devo dire che mi è piaciuta come idea. Quindi appena lo finisco ti faccio sapere, cioè lo finisco, ci voglio giocare ancora un po' per paragonarli. Allora, di qui mi sembra, cazzo, guardalo qua. Non l'avevo visto, ok. Ma si vede, cioè ma è anche molto più difficile di Lies of P. Allora, non mi sta dando ancora il vibe che mi aveva dato Dark Souls 1, però devo dire che mi sta prendendo mica male. Mi sta prendendo mica male. Ok. Qui abbiamo una shortcut. Perfetto. Ora, quello lì sopra per me mi è ancora troppo ostico da battere. Mi risulta ancora un po' troppo ostico. Però, Madonna gli spettri. Però, intanto andiamo avanti, spero che non mi spari ancora, perché ce l'ha puntata di là, in teoria non dovrebbe riuscire a spararmi di qua. Allora, dove ce n'è uno? Ah, cazzo, due. Piglia sto cadavere. L'altro c'è da lootarlo? Non si apre da questo lato, ok. Non ci avevo fatto caso. Ah sì. Grazie, Tonastro. Non ci avevo proprio fatto caso. Comunque l'ambientazione mi sta piacendo un mondo. Cioè veramente tanto, veramente, veramente bella come ambientazione. Da dove cazzo sbuchi tu? Ho fatto, mi hanno detto che era opzionale quello, la belva,
il padre. Non mi ricordo il nome, che cazzo era? Cos'è? Chi è? Perché? Dai, vieni. No, dei proiettili. Ah, ok, ho capito dove sono. Prima ero di lì. Ok, ah, guarda qua. Qua c'è un boss lì dentro, giusto? C'ha quell'aria da boss, sta zona. Cos'è stato? Cos'è stato? Cos'è successo? Ah, grazie dei beat! Grazie mille, Tomastro! L'avete sentito l'alert, giusto? Perché mi dicevano che non si sentivano. Non l'hai sentito? Cazzo, perché io l'ho sentito e voi no? Perdonatemi un secondo, allora. Perché non si sente? Sapete che non ho idea del perché non si senta? Ma non ne ho proprio assolutamente idea. Ma Ele! Ma ciao! Benvenuta! Giusto? Allora, sta zona mi dà idea di boss. Andare a livellare. Esatto, Tonastro. Però posso tornare a livellare prima di entrare. Ma sta andando bene? Diciamo bene? Sì, dai. Cioè, non mi posso lamentare in realtà. Non, secondo me non sta andando così male. È un po'. Adesso devo. Non lo so neanche io cosa livellare.
Perché questa mi va su, mi va su, mi va su die. Die. Cazzo, fa cagare come arma. CE, forza 16. Cioè non fa cagare, è bellissima come arma, però è lo scaling che fa cagare. Questo sarebbe interessante, mi scala già di più. Gascogne, eh? Allora l'avevo provato l'altro ieri una volta e mi aveva sciolto ieri in 3. In 3 try mi pare, 3-4 al massimo. Sì, 3-4 al massimo. Allora, io quanto posso... No, Bentornato, aspetta. buon. No, sta lì buona. Vediamo di utilizzare tutto l'utilizzabile. Bentornato, che cosa? Molto bene. Lasciami. No, arrivo a 15! Addio, buon cacciatore. Ok, Che tu beh, mi possa trovare. posso già iniziare a prendere l'arma. Che almeno se anche dovessi morire. Pistola a ripetizione, questa è fighissima. Mi va in D. Però non ho i parametri. Mi serve 11 di abilità e 8 in tinta. Quindi mi servono almeno altri 5 livelli. Ok. Sì. Ok, vabbè, allora mi faccio, no, non mi faccio la rannata perché almeno farmo un po'. Certo, che io mi butto giù, sono un pirla quando potrei scendere qua. E poi prendere la scala in realtà, ma è più veloce così. Te lì sopra, io te lo prometto che vengo a ammazzarti. Stai sereno che vengo.
qua. Che cosa c'era in giro? Ah già, i tizi qui. In realtà ho fatto una minchiata perché non ho preso le pozze di cura. Ah, e lì c'è un oggetto che non avevo preso. Tranquillo, Tonastro. Tranquillo. Tornare a prendermi, vabbè, 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 no, dai che ce la facciamo, dai che ce la facciamo. Ok, qua dentro ci verrò poi. Non dico nulla perché vuoi scoprire non mi trovate da solo, ma se ti serve aiuto chiedi pure. Ok Red, grazie mille. Allora, quelli ai lati qua io me ne posso fregare. E andiamo! Vabbè. Ok.
Allora, mi sono perso qualcosa, ho fatto lo stesso, idem. È stato uno schifo, l'ho dovuto giocare in compagnia perché i controlli non mi piacciono e il personaggio legnoso. Il personaggio legnoso è vero. Ma dopo mi feci coraggio e riuscii pure a platinarlo. Grande Red. Allora. Sono di nuovo senza pozze e senza proiettili. Ed ero anche senza antidoto. A farmare inizio gioco? Beh, ma ti danno molte più. Vabbè, li ti danno direttamente. Prendi meno echi, ma danno direttamente pozze e proiettili. Hai ragione anche tu, Red. Che cazzo stava facendo? Hai ragione anche tu. Partiamo proprio dall'inizio. E ora di far fuori tutto. Che mi danno anche le Molotov. Le mie amate Molotov. Io amo le Molotov. Nel gioco, ovviamente. Mi riferivo ovviamente al gioco. Cancello perché non l'ho ancora aperto. Avevo schivato. Su PC. Dici che fanno l'emulazione? Ah. Beh, interessante. Però non so, io sono... Io qua non ci avevo parlato. Tu sei quel forestiero? Beh, mi dispiace. Per questi sono. Vattene, per favore. Per il gioco puro. Quindi non riuscirei a giocarlo moddato. Come non ho giocato moddato Elden Ring. Cioè, non avrei giocato moddato perché ce l'ho sullo PS5.
uguale i Dark Souls, li avevo su PC, li ho giocati tutti su PC senza pensare alle mod proprio. Non lo so, sono. Mi piacciono così come sono. Cioè, nel loro. Come dire. Con i loro difetti. Questa tipologia di giochi a me piace così com'è. Prima o poi mi prenderò anche Lords of the Fallen. Più avanti, molto più avanti, perché in realtà potrei provare a giocare a quello vecchio che ce l'ho. Ah, cioè, in realtà ci avevo anche provato a giocarci, non mi ricordo com'è, perché non, cioè, a che punto sono arrivato, come era, non mi ricordo niente proprio. So che ci ho giocato perché ho le carte Steam. Guarda, Maele. Addirittura adesso così male. Io l'ho seguito un po' da Pachanga. Quello non ce ne eravamo accorti, almeno per quello che ho visto io, non me ne sono accorto. Sicuramente lui dice che ci sono dei problemi, nel senso che ci sono delle zone dove i mob sono fin troppo forti per, cioè, e ce ne sono fin troppo tanti. Minchia. Minchia. Non lo so, allora, l'ho visto. Io inizialmente ero intenzionato a prendere quello e non prendere l'Eyes of P. E prendere successivamente magari l'Eyes of P, perché non lo so, all'inizio non mi aveva colpito. E poi ho preso invece l'Eyes of P e l'ho finito praticamente 4 volte. Cioè, devo finire la quarta volta. Te, mi dimentico sempre che esisti. Siete un po' eccessivi, signori miei, eh? Me ne cerco anch'io, gli sono andato proprio. Esatto, no, io ti dico, l'Eyes of P l'ho adorato. Dovrei finire la quarta run e poi in teoria farne anche una quinta per riuscire a platinarlo, perché ho sbagliato a fare una quest. Infatti sono indeciso se farlo o no, devo essere onesto. Cioè, la quarta run di sicuro la finirò.
E te dove cazzo salti fuori che non ti avevo visto? C'erano i piccioni? No, sono sotto. Come cazzo mai sentito? Dai, vieni. Aoki. Dai, vedetemi. Cioè, un po' eccessivo. No, no, no. Questa città è finita. Maledizione dannata.
E la mano. Bentornà, che cosa? Molto bene. Che gli echi di... Lasciami... Addio, buon... Allora. Benissimo. Benissimo. Perfetto. Voglio provare l'altra arma a vedere come mi trovo. Bentornato. Che cosa? Molto bene. Lasciami avvicinare. Ma come 4500? Addio. Che cazzo? Dovrei arrivare ai 20 proiettili. Perfetto. Siamo finiti. Cioè,
Vabbè. Bene, lascia. Addio, che tu possa. Che cos'è quello che ho sulla schiena? Babbo, non volevo andare qua, cazzo! La trasformazione, e come si fa? Ok, proviamo. Effettivamente avrebbe senso. Allora, in questo momento mi fa meno danni anche perché l'altra è a più 3. Però è molto molto più veloce. E io sono pirla. Forza, vediscimi. Caput. I suoi danni li fa. Vediamo di potenziarlo un po', che non ci ho pensato. Dovrei riuscire a portarlo almeno al più 2.
Ci metto anche dei potenziamenti del sangue. Al più 3 l'abbiamo portata, poi anche questa l'abbiamo portata sulla piuma. Effettivamente non avevo potenziato la pistola. Allora, più 0,7, più 1,4, che direi che è tanta roba. Gemma del sangue non è attacco fisico, attacchi caricati più 1 e 8. E io gliela metto. Chi sono io per non metterla? Ah, Red è andato live. Ma una cosa. No, non è questa intanto. Va bene. Così. Vieni.
Dai. Ragazzi, mi perdonate 2 minuti che ho qua una persona, torno subito. Thank you.
Avevo il microfono mutato, perdonate. Me ne ero dimenticato. Dicevo, c'è un trucco? Mi stai suggerendo, mi stai dicendo che c'è uno trucco? Allora, questo c'è, ok, va bene, dovrei avere tutto. Aia. Che minchiata che ho fatto. Il problema è che lo stordimento dura un attimo proprio. Dura troppo poco. Ah, ma è iniziato anche Lilly. E non mi dice nulla. Allora, potrei lasciarla. Ma grazie, Tonastro! Ma grazie mille! Cioè, sono senza parole, grazie! Aia! Oh! Allora, facciamo così che io me la lascio. Ciao Jason! Ben giunto! Allora... Mi sento il fiato degli licantropi sul collo. Lo evoco? Ci provo? No, vado da solo. Provo ancora una volta da solo.
No, no. Dai, che avevo schivato. Dai, cazzo! Cazzo! Non stava andando male, però. Va bene Tonastro, grazie ancora dell'abbonamento, veramente. Grazie mille di essere stato qua a farci compagnia, a farmi compagnia
finora. E lo so, devo... devo livellare. Cosa dite? Evoco il tizio o no? Ditemi voi, lo evoco o no? Provo a evocarlo? Ma sì, dai, proviamo una volta. No!
No, Alfreddino! Devo andare a farmare ancora. Mi vedi a scatti, picchio? Ancora? Ok. Quindi un normale e uno a scatti.
Che diamine. Mannari del piffero. Ho visto che l'ha iniziato. Infatti mi sa che tra non molto stacco un po', andiamo a trovarla. Che sono più avanti, non so se ha bisogno... Cioè, a parte che finché non arrivo al primo boss non può evocarmi. Beh, è merito e colpa sua che l'ho iniziato. Perché non so dire se è un merito o una colpa. Fino a 3, ma avevano detto... Fino a 3? Interessante. Dovrei andare di là. Che palle questi. Ne ho una di Molotov. Può essere interessante, picchio. Guarda che può essere molto molto interessante. Allora. Oh, bella paccia. Io avevo schivato. Vabbè. Grazie mille, Paccia. Grazie mille. Allora, se io salto giù qui... Signori, siete un po' violenti a augurare la morte così agli altri, cioè, voglio dire.
Vabbè. Perfetto. Ah, quanta roba che non ho preso. Perfetto. Siamo a 3000 anime, 3000 echi. Devo farne di più. Non ho capito cos'è successo. Perché non ho capito cosa è successo, ma va bene così. Cioè, gli sono passato in mezzo praticamente, ma non ho capito come. Devo dire che mi sta piacendo abbastanza quest'arma. Molto bene, lasciami. Ma come 4900? Buon cacciatore. Ma come? Vabbè, tanto lo togliamo quello. Dai. Qui sì, una build forza ci sta. Anche se mi piacerebbe un sacco passarla sull'arcano. Però non ho ancora trovato niente di magia e così via, quindi... sarà magari più avanti. Ok, allora andiamo a fare il tizio. Dai, vai giù, cazzo!
Sei pronto, Piero? Alfred? Che almeno poi puoi andare da Batman? E certo, passa attraverso le pareti adesso. Scusa un attimo, chi? Ma no, perché sei già morto, coso? Vabbè. Affancippolo. Allora, ragazzuoli. Io adesso faccio una pausa perché poi stasera si tira lunga anche col patch. Vediamo. Mi sa che la tiriamo bella lunga, quindi faccio una pausetta. Direi che andiamo a trovare Lily che sta portando anche lei Bloodborne. E vi ringrazio a tutti per avermi tenuto compagnia. Va bene, patch, spero di riuscire a star sveglio, però cercherò di fare in modo di essere bello carico per Phasmo. Di nuovo grazie a tutti per avermi tenuto compagnia, per avermi seguito. Grazie a Tonastro per l'abbonamento e i bittini insieme anche al Pacia.
Grazie a tutti veramente, se volete seguirmi anche sugli altri social come YouTube, TikTok, Instagram, quello che vi pare. Ciao Brex, grazie mille anche a te. Se volete rimanere anche, che andiamo un attimo a trovare Lilly, che sta portando anche lei Bloodborne, in modo tale che si continua, che lei è proprio la prima volta che prova anche un Soul, quindi è un'esperienza bella tosta. Ragazzuoli, a questa sera.